Siamo all'Istituto Galilei Sede di Avigliana, che è un edificio scolastico di istruzione superiore di competenza della città metropolitana di Torino. In questo edificio ci sono importanti investimenti. Una parte abbiamo un finanziamento regionale, poi abbiamo un finanziamento della città metropolitana, quindi fondi propri, e un finanziamento PNRR. Il progetto più importante è un progetto che vale 2 milioni e 200 mila euro ed è un progetto di adeguamento sismico. L'adeguamento sismico prevede la realizzazione di strutture che vanno a legare la struttura esistente in modo che possa rispondere bene ad un'eventuale azione sismica. È stata realizzata una platea in fondazione per unire le fondazioni e poi sono stati elevati dei controventi strutturali, una parte in setti, sono setti in cemento armato e una parte in carpenteria metallica. L'edificio si sviluppa su più piani, due piani seminterrati e tre piani fuori terra. Nella parte seminterrata la scuola è riuscita a darci i piani in modo completo, pertanto l'impresa è riuscita a lavorare bene e velocemente. Quando siamo arrivati nei piani dove sono allocate le aule, abbiamo dovuto trovare dei compromessi. Rinnovata la palestra, questa è stata rinnovata, una parte era già prevista nel progetto principale, una parte sono stati usati fondi della città metropolitana per il rifacimento delle decorazioni, della pavimentazione sportiva. Sono stati rifatti gli spogliatoi, una piccola palestrina e ai piani superiori sono state rinnovate e rifatte le aule e i laboratori. Il progetto invece, che cuba circa 600.000 euro, che sono fondi propri della città metropolitana, ha previsto la ristrutturazione dei bagni del piano primo e secondo, sono dei complessi abbastanza importanti, e la controsoffittatura dei solai per risolvere il problema dello sfondellamento. Questo ha comportato anche il rifacimento degli impianti elettrici ed è stata quindi rifatta l'illuminazione con apparecchiature a LED. Infine abbiamo un progetto PNRR, l'importo è circa 300.000 euro. Questo progetto prevede il rifacimento dell'impianto di rivelazione incendio su tutto il fabbricato e la fornitura e posa di nuovi serramenti. Certamente le difficoltà ci sono state, l'esito finale è positivo perché adesso abbiamo degli spazi completamente riqualificati che possiamo utilizzare anche in maniera innovativa rispetto a quelli precedenti, soprattutto per noi che utilizziamo tanto aule e laboratorio. Di conseguenza avere la possibilità di locali nuovi in cui possiamo utilizzare anche macchinari nuovi, innovativi, attraverso i propri fondi che sono arrivati da parte del Ministero, ci ha dato la possibilità di aumentare l'offerta formativa della scuola. Quindi assolutamente da questo punto di vista positivo. Le difficoltà ci sono state durante questi tre anni, chiaramente, perché riuscire a convogliare da una parte il problema lavorativo dell'impresa con le nostre esigenze scolastiche non è sempre facile, ma con la città metropolitana abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione che ci ha permesso poi ormai di arrivare quasi addirittura d'arrivo.